Salone del Libro di Torino, la regione sostiene gli editori toscani, arriva il bando per sostenere le case editrici toscane che parteciperanno al salone con uno stand autonomo. La prevenzione delle malattie cardiovascolari entra nel cuore della Toscana, in prima fila il Consiglio regionale che aderisce al progetto di sensibilizzazione. Sport consegnata, Coppa del Consiglio regionale alla SD Box Mugello. La cerimonia di conferimento si è tenuta nella sala gonfalone del Palazzo del Pegaso. La regione sostiene gli editori toscani, la cultura e la creatività. Lo fa con un avviso pubblico in occasione della 36esima edizione del Salone Internazionale del Libro che si svolge a Torino quest'anno dal 9 al 13 maggio, evento che riunisce tutta la filiera del libro, dalle case editrici agli scrittori, ai librai, ai bibliotecari, fino agli agenti, illustratori, traduttori e lettori. Gli editori toscani che saranno presenti al salone avranno la possibilità di avere un beneficio al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione all'evento. Per l'assegnazione del rimborso dovranno partecipare all'avviso pubblico per manifestazione di interesse pubblicato sul sito della regione, che si rivolge alle case editrici con sede legale o operativa in Toscana che partecipino al salone con un proprio stand autonomo. È la prima volta che interveniamo con una misura di questo tipo a sostegno degli editori toscani, ha detto il presidente Eugenio Giani. Ma devo dire che mettendo insieme le energie, Consiglio regionale e Giunta regionale, è venuto fuori, e ringrazio Cristina Giacchi che ha fatto un po' da coordinatrice di questo, un impegno forte che da un lato vede un treno che porta più di 400 persone da Firenze verso quello che è il Salone di Torino e dall'altro attraverso la gratuità del biglietto del Salone di Torino stimola tante persone. Io ringrazio gli sponsor che hanno aiutato Consiglio e Giunta a mettere in piedi le condizioni perché un treno speciale portasse dentro il Salone. È il segno di una Toscana che vede nell'editoria e quindi nella possibilità di promuovere quello che è il libro, una vocazione intrinseca alla nostra storia. Siamo stati la regione delle case editoriali, siamo stati sempre molto attenti a premi che hanno caratterizzato la valorizzazione del libro. Il Salone di Torino oggi è il principale riferimento che integra un po' le esperienze regionali. Essere presenti e portare anche un'anima popolare di partecipazione a Torino ritengo sia un'iniziativa originale e quanto mai positiva proprio per la valorizzazione di quello che è il libro. Siamo orgogliosi che anche quest'anno ci sia uno stand tutto toscano al Salone del Libro, afferma il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Questa è un'iniziativa che noi abbiamo voluto con grande forza, la partecipazione al Salone del Libro di Torino di tante importanti realtà editoriali toscane. È un modo per dire che investire in cultura, investire in lettura, vuol dire investire in libertà. E quest'anno abbiamo una novità, oltre ad avere il nostro stand, che è un luogo in cui presentare libri e far conoscere le tante case editrici toscane, abbiamo deciso, e lo facciamo insieme ad Unicop, di far partire un treno con 450 toscane e toscani che potranno partecipare al Salone del Libro. Un grazie sentito alla Presidente Cristina Giachi che ha seguito il tutto con la solita capacità, competenze e attenzione. Sarà una bella festa, saranno giorni importanti e sono contento che questa iniziativa possa permettere a tante toscane e tanti toscani di essere al Salone del Libro insieme a noi. Gli editori toscani rappresentano una risorsa preziosa per il tessuto culturale, letterario e artistico regionale, ha detto la presidente della Commissione Cultura, Cristina Giachi.
con gli editori invece abbiamo lavorato sulle loro necessità, sulle necessità di un settore di mercato e di un settore produttivo che vedeva la Toscana leader in Italia e che ancora vede tantissimi operatori presenti che hanno bisogno di sostegno da parte delle istituzioni. Ce l'hanno chiesto e devo dire che il Consiglio e la Giunta hanno risposto da par loro, sostenendo sia gli editori che non prendono un proprio stand e saranno ospitati nello stand della Toscana, uno stand triplicato nelle dimensioni rispetto al passato, sia quegli editori che autonomamente partecipano al salone ma hanno tante spese, hanno bisogno anche loro di un sostegno e di un supporto da parte delle istituzioni. Ecco, quindi la Regione a fianco di un comparto industriale importante come quello editoriale e a braccetto con i propri cittadini nell'imparare a leggere come strumento per ricostituire anche il proprio benessere spirituale, fisico e culturale e per imparare ad essere cittadini tutti insieme. E adesso sentiamo Tommaso Perulli, responsabile dei progetti sociali dell'Unicoop Firenze. Allora, Unicoop Firenze ha dato la propria adesione e speriamo anche un contributo a questa bellissima iniziativa della Regione Toscana. Per noi cultura significa accesso e socialità. Quindi cosa c'è di meglio che andare insieme con un treno che la Regione mette a disposizione di chi vorrà gratuitamente al Salone del Libro di Torino, che è la versione bella del Paese dei Balocchi per gli amanti della lettura. Noi naturalmente con Regione da circa 15 anni abbiamo un progetto attivo, volontariato dei libri all'interno dei punti vendita, le 40 Bibliocoop, che è un grande motore di partecipazione. In questo caso noi supportiamo la Regione attraverso una piattaforma per le prenotazioni e attraverso un contributo diretto che mettiamo a disposizione per tutti gli under 30. Quindi chi ha meno di 30 anni è interessato alla cultura e vuole approfittare di questa bellissima occasione. Infine le parole di Simona Trevisi, responsabile del portale Toscana Libri. Sì, è dal 2015 che Toscana Libri allestisce e organizza lo stand della Regione Toscana, che nel 2017 è stata anche regione ospite, quindi quello di quest'anno è un ritorno in grande stile. Ospiteremo 33 editori tra quelli che hanno partecipato al bando, più altri che invece fanno parte di un tavolo collettivo di tutti gli editori che fanno parte del circuito di Toscana Libri. Quindi il nostro ruolo è un po' quello di fare da collante, da tramite tra tutti questi editori, sia nella parte proprio espositiva, quindi di novità e prodotti librari, ma anche proprio nell'organizzazione di tutto un calendario di eventi che per i 5 giorni di salone animerà lo stand. Dopo il coinvolgimento dei deputati romani della Camera e dei consiglieri e membri dello staff della Regione Campania e Veneto, anche la Regione Toscana accende i riflettori sull'importanza della prevenzione cardiovascolare. L'iniziativa, lanciata lo scorso settembre in occasione della Giornata Mondiale del Cuore e promossa da Novartis, Associazione Italiana Scompensati Cardiaci e Fondazione Italiana per il Cuore, parte dal cuore delle istituzioni per sostenere strategie e interventi mirati ad affrontare la crescente incidenza delle malattie cardiache e ribadire così l'importanza del monitoraggio del profilo lipidico come uno dei principali strumenti di prevenzione. Sentiamo le parole di Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana. Voglio mandare un messaggio alle cittadine e ai cittadini della Toscana. La prevenzione è fondamentale perché riuscire a riconoscere in anticipo quello che ognuno di noi sta vivendo è fondamentale. Vale nel caso delle malattie cardiovascolari, ma vale in generale per diversi settori della nostra sanità. A noi il compito di mandare questo messaggio, di lavorare sulla ricerca, sull'innovazione, perché mettere anche dati a disposizione del sistema sanitario vuol dire avere la capacità di saper riconoscere prima quello che accade. E questa è la frontiera del cambiamento che viviamo, a noi il compito di saperla guidare. E adesso il commento di Edoardo Mannucci, direttore di diabetologia e malattie metaboliche dell'ospedale di Careggi.
il colesterolo e soprattutto il colesterolo LDL, che sarebbe il colesterolo tra virgolette cattivo, cioè quello associato a un aumento di rischio delle malattie cardiovascolari, cioè dell'infarto e dell'ictus. Controllarla è importante perché riuscire a contenerne i valori, i livelli entro limiti accettabili può significare ridurre in maniera sostanziale il rischio di sviluppare un infarto o un ictus e di conseguenza aumentare la propria aspettativa di vita sana. Oltre al colesterolo si misura normalmente anche il valore dei trigliceridi, che pure contribuiscono a determinare il rischio di malattie cardiovascolari e che sono anche associati al rischio di altre malattie come ad esempio la pancreatite. Sentiamo adesso le parole di Paolo Francesconi, dirigente dell'Agenzia Regionale della Sanità. I miei numeri dicono che abbiamo da lavorare. Abbiamo da lavorare, le raccomandazioni e linee guida aggiornate sono abbastanza esigenti in termini di raggiungimento dei target di colesterolemia, però diciamo che facendo riferimento a queste raccomandazioni una consistente proporzione di persone, soprattutto a rischio alto e molto elevato, non sono a target per l'ipercolesterolemia, quindi dobbiamo migliorare ulteriormente la gestione dei nostri assistiti con problemi di ipercolesterolemia. E adesso Rossella Marcucci, professore ordinario di medicina interna. Dunque, la misurazione e il controllo di quello che noi definiamo assetto lipidico, che comprende la misurazione dei livelli di colesterolo e di trigliceridi, è fondamentale per determinare il rischio cardiovascolare di un soggetto, quindi la probabilità che possano verificarsi negli anni futuri degli eventi cardiovascolari. Parliamo delle patologie che pesano di più da un punto di vista epidemiologico nel mondo occidentale, quindi ovviamente una valutazione di grande rilevanza. Infine il commento di Enrico Sostegni e Donatella Spadi, presidente e componente della Commissione Sanità. Noi abbiamo voluto aderire a questa iniziativa perché ci sembra fondamentale rimarcare con i nostri cittadini che il tema della prevenzione è centrale. Talvolta la prevenzione può essere complessa, invece in questi casi è una prevenzione molto semplice, basta controllare i propri valori appunto di grasso nel sangue. Questo permette di prevenire tante malattie cardiovascolari che ora sono la principale causa di morte anche nella nostra regione. Questo anche per richiamare il fatto che poi una volta che uno è a conoscenza del proprio stato di salute, l'altro elemento da richiamare è l'aderenza terapeutica, quindi saperlo, ma non basta solo saperlo, bisogna anche agire per abbassare i valori che non vanno bene. E quindi è un momento importante per poter dire ai nostri cittadini che la prevenzione costa poco, è un'azione banale, ma può salvare la vita. In questi casi molto spesso la gente sottovaluta perché non dà problemi, non è che si sente male se ha alti valori del grasso nel sangue, però è una prevenzione per i successivi anni di vita e quindi è un'azione molto importante. La prevenzione è un momento fondamentale per un sistema sanitario che vuole essere al passo con i tempi. La Regione Toscana ha sempre creduto in quello che è l'innovazione, la ricerca, tant'è vero che per quanto riguarda le malattie cardiovascolari da sempre si è impegnata a essere molto al passo con i tempi. Già dall'inserimento del 118, quindi dell'emergenza, il valore del tempo che abbiamo imparato e via via sempre innovando abbiamo messo su quelle reti cliniche che portano all'emodinamica. Le reti cliniche che portano alla stroke unit e che quindi diminuiscono e la mortalità e la morbilità per questi malati e creano ovviamente malati meno invalidi per quanto riguarda la loro qualità della vita. Oggi, anzi in questo momento, vogliamo ancora andare avanti e cercare di prevenire queste malattie cardiovascolari e per questo oggi siamo qui a fare questa prova per l'LDL, quella parte cattiva diciamo del colesterolo totale, e anche a informare, perché spesso i cittadini, molte persone non sanno che è importante monitorare il valore del colesterolo, ma non tanto del colesterolo totale quanto dell'LDL. È importante la valutazione anche per
appunto per cercare poi di prendere delle precauzioni. Oggi ci sono gli ipolipemizzanti, che sono farmaci che ormai esistono, le famose statine, ma ce ne sono molti altri, perché la ricerca e l'innovazione appunto vanno avanti. E quello che io vorrei dire a tutti, allora monitorate quelli che sono i valori dell'LDL, ma soprattutto non abbiate paura di assumere gli ipolipemizzanti, perché questo farà incorrere in meno malattie cardiovascolari. Soprattutto c'è l'infarto, c'è l'ictus cerebri, ma c'è anche l'arteriopatia, che sono malattie non solo pericolose per la vita, ma anche estremamente invalidanti. Una coppa del Consiglio regionale alla SD Box Mugello per il primo posto nazionale tra le società organizzatrici e per il prezioso contributo a tutto lo sport toscano. È stato il presidente dell'Assemblea Toscana Mazzeo a consegnare il riconoscimento al presidente del sodalizio sportivo Claudio Cantini. Adesso sentiamo Gabriele Sarti, maestro benemerito della Box Mugello, che fa parte della Commissione Tecnica Nazionale, che ricorda che la società è stata fondata nel 1982 ed è sempre stata ai primi posti in Italia per l'organizzazione. Dovrei per primo, in primis, ringraziare il Consiglio regionale per l'attribuzione del premio, che penso sia meritato, perché la società nostra è stata fondata nel 1982, è sempre stata fra i primi posti in Italia e quest'anno addirittura ci siamo classificati primi nell'organizzazione. È tanta roba, perché aver organizzato 24 manifestazioni nell'anno precedente, questo riconoscimento penso più che meritato. Il presidente del Consiglio regionale ha espresso il compiacimento e la soddisfazione per il premio conferito alla società sportiva del Mugello, in ragione del grande lavoro che svolge sul territorio, che permette di avviare e avvicinare tante ragazze e tanti ragazzi allo sport. Sentiamo il commento di Antonio Mazzeo. Sono davvero felice di poter premiare insieme alla collega Tozzi la SD Box Mugello. È un modo per riconoscere il grande lavoro che portano avanti sul territorio. Merito sicuramente del presidente Cantini, merito però di tutti coloro i quali maestri, dirigenti si impegnano ogni giorno per avvicinare tante ragazze e tanti ragazzi allo sport. Lo sport è anche socialità, lo sport è inclusione, ma questa è una società che oltre a saper includere, oltre a saper creare socialità e sport, quello buono, ha avuto anche la capacità di organizzare, ed è la prima italiana, eventi pugilistici a livello nazionale. Tenete conto che più o meno ne viene organizzato uno ogni 15 giorni, che dà il senso della capacità del gruppo di persone che costituiscono l'associazione di saper fare rete e di lavorare insieme. A loro un grazie e che sia un punto di partenza e non di arrivo. E adesso le parole della consigliera regionale Elisa Tozzi. Credo che oggi sia una giornata storica per un'associazione altrettanto storica come quella rappresentata dalla Box Mugello. La generosità di tante persone, l'essersi messa a disposizione anche con una funzione sociale, perché lo sport è davvero aggregazione e quando si comincia davvero ad avere dei risultati importanti anche ad alti livelli, credo che sia estremamente gratificante anche e soprattutto da parte di chi a suo tempo ha voluto investire in questa realtà. Da parte mia davvero un grazie di cuore a chi ha reso possibile che la Box Mugello oggi si affermasse sul piano non solo nazionale ma anche internazionale, europeo, dando anche delle possibilità e dando soprattutto grande supporto e attenzione allo sport anche e soprattutto sui giovani. Quindi io credo che questo territorio davvero oggi debba sentirsi gratificato e credo che sia davvero un riconoscimento importante, e anche la Regione Toscana ha fatto la sua parte, perché quando ci sono delle eccellenze, quando ci sono delle realtà, ripeto, soprattutto nel mondo sportivo, che con tanta generosità e a volte anche in silenzio davvero ottengono grandi risultati, io credo che questo meriti un riconoscimento e un attestato di vera stima da parte delle istituzioni.
Alla cerimonia di conferimento hanno preso parte anche il vicepresidente della Box Mugello Luigi Magherini e i consiglieri Roberto Cartacci, Renzo Sarti e Massimiliano Bartolozzi. Sentiamo le parole di quest'ultimo. È una grandissima soddisfazione che ci ripaga di un impegno ormai più che quarantennale, ma che in particolare l'anno scorso ci ha visti protagonisti nell'organizzazione di eventi pugilistici, che appunto ci ha portato ad essere la prima società in Italia nella speciale classifica della Federazione Pugilistica Italiana. E appunto ci ripaga di tantissimi sacrifici, tenuto conto che l'anno scorso abbiamo organizzato 24 manifestazioni in un anno, quindi una media di una ogni 15 giorni, che hanno comportato un grossissimo sforzo non solo economico ma anche soprattutto umano e psicologico, perché comunque la società è piccola, però ciò nonostante siamo riusciti a tenere il passo delle grandi società delle metropoli italiane.